conclusa a Milano l'Italia Energy Summit. L'evento, a cura del gruppo Sole 24 Ore, ha posto l'attenzione sui temi attuali dell'energia rispetto ai consumi energetici e la necessità di fare efficienza. L'intervento di Laura Cozzi, capo direzione per la Global Energy Economist IEA. Noi cittadini paghiamo in Europa molto di più per l'elettricità che qualunque altro posto al mondo. Il problema è che questa cosa non cambia. Anche al 2040 questa situazione non cambia. Quindi dobbiamo assolutamente imparare a vivere con un sistema industriale e energetico a casa che è sempre più efficiente, perché la compressibilità di questi prezzi è minima, o di questi end user prices è minima. L'attuale tema della bolletta energetica è stato affrontato da Guido Bortoni, presidente per l'autorità dell'energia elettrica e il gas, che ha ribadito le posizioni dell'autorità. Sulle sfide del comparto sono intervenuti tra gli altri gli ADD Eni, Snam e Terna. Sentiamo un estratto dei loro interventi. Quindi gli investitori, soprattutto quelli lunghi, quelli che l'istituzionale sulla commodity oil, avevano la sicurezza che l'OPEC sarebbe intervenuta se ci fosse stato un crollo, come è successo nel 2009, ha fatto un taglio di, cioè, due fasi di 4 milioni di barili e il prezzo in qualche mese è ritornato sui 90-100 dollari. È cambiato il valore strutturale perché dall'altra parte per la prima volta è nata una spare capacity che veniva dall'altra parte, quindi non era all'interno dell'OPEC, era negli Stati Uniti. Lo shale oil è riuscito in qualche anno aumentare di circa 5 milioni di barili mediano la produzione, negli ultimi 3 anni quasi 1 milione all'anno, cosa diciamo straordinaria perché ci vogliono importanti investimenti nell'upstream, lunghi cicli, invece con cicli estremamente corti e quindi con la capacità di produrre velocemente ha creato una spare capacity. Quindi l'OPEC nel momento in cui taglia trova qualche un altro che può aumentare, quindi poi l'Italia e quell'altro aumento, quindi alla fine perde il mercato senza incidere sui prezzi e questo è un cambiamento strutturale e la stagnazione apparente che abbiamo avuto nell'ultimo anno, sì, quasi ormai un anno, è proprio questa la difficoltà dell'OPEC, in questo caso dell'Arabia Saudita, di intervenire. Allora, sta producendo degli effetti nel mercato americano, un pochino più lenti del previsto o di quello che si era previsto, perché molte delle produzioni noleggiate, quindi anche se il prezzo a 40 è noleggiato a 60, 65, 70 dollari, adesso finisce l'hedging, ma comunque la perforazione americana si è ridotta di 2/3. Negli ultimi mesi sono calate di circa, negli ultimi 4 mesi sono calate le produzioni di circa 300.000 barili. E dovrebbe continuare, quindi chiaramente l'OPEC ha un certo effetto su questo andamento delle produzioni americane non è avuto. È chiaro che non sarà più come prima, nel senso che questo. Io ho sempre detto che fare a meno dell'approvvigionamento russo a livello europeo lo ritengo impossibile. Non è sostituibile completamente l'approvvigionamento della Russia. Fra l'altro le strategie di costruire una nuova via, prima South Stream, per Sud, poi tutti Stream, oggi diceva no, forse meglio portarlo dal North Stream. La mia opinione è che c'è un corridoio per l'Ucraino da cercare di gestire. Allora io mi aspetto che, come fra l'altro si sta discutendo a livello europeo, il vicepresidente Sefcovic, con cui diciamo, mi sono confrontato su questi aspetti, riuscire a gestire in sicurezza un corridoio ucraino è probabilmente la migliore soluzione. Non è facile, però si sta lavorando su questa soluzione. È chiaro che un approvvigionamento a Nord Stream, oggi strategia annunciata, richiede investimenti, richiede grossi investimenti e lascia comunque alcuni paesi europei, come il sud della Germania e tutti i paesi dell'est, i paesi orientali, senza gas. Oggi sono dipendenti di 100%. Cioè la Russia. Per cui voglio dire, il nostro ruolo con le infrastrutture che oggi abbiamo è anche quello di favorire la possibilità di gestire le interconnessioni. Stiamo assistendo a un paradosso dovuto al fatto che mentre l'Europa punta ad eliminare i combustibili inquinanti a favore di
quelli puliti, e stiamo parlando di energie rinnovabili e gas, gas naturale, nello stesso momento il prezzo del carbone è così basso. Uno sviluppo non previsto, devo dire, in tutti i paesi, in Italia particolarmente, ma anche in Germania, delle energie rinnovabili che sono generosamente sovvenzionate, ha portato chiaramente a una diminuzione del gas e del mix energetico. E questa è la diminuzione elevata del gas nel mix energetico. Nonostante i commissari europei, Cagnetti spinge sul fatto che il gas rimarrà un combustibile fondamentale, è difficile pensare che dal 2030 al 2040 lo sviluppo delle rinnovabili, per le quali tutti auspichiamo ci sia un forte incremento, possono sostituire completamente i combustibili fossili. Il gas sarà il combustibile di transizione. La Regione di Puglia è la più recente, è notizia di luglio che il Consiglio di Stato ha bloccato e ha ritirato, sospeso, congelato l'autorizzazione, e ovviamente stiamo muovendoci su tutti i fronti possibili per un'opera che era perfettamente e pienamente autorizzata. Realizzata oltre il 70% e che a regime può portare fino a 100 milioni di euro di riduzioni di benefici per il sistema elettrico. L'ultima, forse la più importante, la connessione tra Calabria e Sicilia, quindi la Rizziconi-Sorgente, che come noto ha subito sequestro di un singolo sostegno sul lato siciliano per quasi 6 mesi, e questo sostanzialmente ci sta obbligando a dover ritardare, speriamo a questo punto di non troppo la messa in esercizio nelle prossime settimane. Quella è un'opera, per darvi un'idea, che stimando benefici che porterà al sistema, arriviamo a circa 600 milioni di euro l'anno, e che è stata bloccata per un sostegno che chi magari ha tempo di andare a vedere, è interessante capire come il nostro, come tutto il sistema possa essere messo, diciamo, a pagare una cifra di quest'ordine di grandezza per l'impatto estetico, insomma, di questo. A conclusione dell'evento, gli immancabili award della sostenibilità, diverse le aziende, le istituzioni e gli enti italiani premiati.